Aggredire non è facile e Verga raggiunge i suoi effetti con un lavoro meticolosissimo. Per esempio, decide di non utilizzare quasi mai il dialetto, usa in sostanza un italiano parlato. Mentre precedentemente aveva usato un italiano un po' convenzionale, quello insomma un po' fiorentineggiante qualche volta del tempo, eppure tracce fiorentineggianti restano perfino nel Verga più maturo, tra l'altro, comunque, a parte questo, c'è come un proiettarsi, no, di modelli ritmici e sintattici dialettali su una base lessicale e strutturale italiano, no? E questa è la grande scelta di Verga, molto originale. Tra l'altro, qualcuno parlò di dialetto trascendentale, no? Come se dentro l'italiano di Verga ci sia il fantasma interno ritmico del dialetto. Verga vuole rivolgersi ad un pubblico nazionale, poi, no? Da un certo punto di vista, no? Quindi non può scegliere direttamente il dialetto. C'è anche quindi una scelta, diciamo, tattica rivolta al pubblico, però dietro questa dimensione tattica c'è proprio questa esigenza, no, di proiettare sulla lingua, no, questo senso di vicinanza e lontananza nello stesso tempo. Verga non usa il dialetto, ma usa un impasto linguistico che cerca di unire una sintassi dialettale, una sintassi siciliana, a un lessico che è prevalentemente invece un lessico italiano, cioè toscano, seppure con inserti di milanese. Secondo Verga, ecco, la forma deve essere adeguata al soggetto, cioè deve essere adeguata all'argomento. Cambiando la classe sociale rappresentata, deve cambiare anche il linguaggio, per cui il linguaggio dei Malavoglia è il linguaggio dei pescatori e dei contadini e quindi è diverso, per esempio, dal linguaggio che si userà in Mastro Don Gesualdo, che è invece il linguaggio della borghesia di provincia, che ha una cultura già più sviluppata e quindi usa un linguaggio già diverso rispetto a quello delle masse popolari.